Ciao mister, buongiorno. Ciao. Senti, è sempre un po' ingeneroso, no? Parlare di esami, di verifiche, però non so se quella di domani forse in realtà lo è una verifica importante per l'Empoli. Dopo le montagne russe dell'ultimo periodo, no? Le due grandi vittorie tra Firenze e Napoli, la prestazione del Frosinone così e così, con l'Atalanta bene, ma abbiamo subito molto. Quindi è arrivato il momento forse di capire un po' veramente chi è quest'Empoli, cos'è quest'Empoli. La gara di domani, secondo me ovviamente, porta un avversario che può farci capire bene il discorso, un avversario forte ma non la prima fascia, in crisi, e quindi verrà qua sicuramente, credo, per voler far bene e risollevarsi. I punti di distacco sono pochi e quindi una vittoria potrebbe portarci anche sopra questa avversaria. Non so se anche tu la leggi in questa maniera, che la gara di domani può darci delle risposte per comprendere meglio, per verificare meglio tutto il lavoro fatto fin qui. È una lettura oggettiva, e sono fatti, la classifica dice quello, l'andamento dice quello, la nostra ricerca dei passi in avanti, siamo sempre a dire le stesse cose più o meno, ma è quello, e quindi abbiamo bisogno di conferme. Le cerchiamo, abbiamo lavorato bene in questo periodo, sono molto soddisfatto del lavoro fatto. E ora vediamo se riusciamo a tradurlo, però lo dirà soltanto la gara. È evidente che è una gara importante sia per noi che per loro. Hai ragione quando dici che è una fascia diversa dalla nostra, il Sassuolo, però è lì a due punti e noi sappiamo che vorremmo progredire rispetto a quello che abbiamo fatto. Speriamo di esprimerci bene, credo di sì, perché i presupposti ci sono tutti e poi dopo ci sono le forze in campo che diranno se c'è la possibilità di essere premiati oppure ci dovremmo accontentare oppure dovremmo continuare nel nostro percorso senza essere infastiditi da niente. Ti chiedo, mister, quanto sarà importante l'approccio iniziale, perché il Sassuolo, una domanda che hanno fatto anche a Dionisi in conferenza, subisce un po' a volte l'inizio della gara, quindi ti chiedo quanto sarà importante appunto entrare bene, no, con la giusta motivazione, con la giusta concentrazione, perché è una di quelle gare, no, che sembrano un po' giocare a scacchi, no, in cui fai una mossa e poi la fa anche l'altro. Ma tutte le gare sono così, perché ormai è anche la parte divertente del nostro lavoro, perché non puoi sottovalutare nessuna situazione che può nascere in campo. E questo è l'aspetto, come dicevo prima, è l'aspetto migliore della nostra attività, quello di cercare di andare dietro a tutte le situazioni che ti possono dare un piccolo vantaggio. La gara dura quasi 100 minuti fra il primo e il secondo tempo, e quindi non è che la parte iniziale ha un valore diverso dalla parte finale o da quella centrale. È evidente che l'inizio gara è estremamente importante, come tutti i rimanenti minuti. Non spesso incide sull'andamento successivo della gara, perché riesci a spostare degli equilibri che sono quelli nervosi, e poi quello chiaramente del risultato, che cambia spesso comportamenti. Mister, buongiorno, ti chiedo innanzitutto come stanno i ragazzi, in particolar modo Baldanzi, e chi ha giocato con le nazionali durante questa sosta, come è rientrato e come si è allenato in questi giorni. E poi, rifacendomi un po' alla domanda del collega prima, se questa partita è un esame anche a livello mentale, perché dopo il derby, che doveva essere un po' forse quella scintilla anche in quel caso che ci poteva far cambiare marcia, sono arrivate invece due prestazioni un po' altalenanti, quindi questa volta siamo di nuovo di fronte a un'altra bella prestazione che dovrebbe dare quel mordente in più all'Empoli, e quindi questa partita col Sassuolo potrebbe essere davvero un altro bel esame. Sì, l'ho detto poco fa e mi devo ripetere, sono tutti esami, cioè, portano tre punti. Abbiamo visto che cosa significa guadagnare tre punti in una volta sola. Lascia stare che l'abbiamo fatto col Napoli, con la Fiorentina,
Tre punti sono un tesoro inestimabile per la classifica e poi di conseguenza anche per l'aspetto, per tutti gli altri aspetti che sono a volte il volano per ottenere punti e a volte anche una risposta e punti ottenuti. E ecco perché secondo me la mentalità deve essere quella della vittoria, non c'è un altro risultato. Sì, dopo è chiaro che ti accontenti di quello che dice il campo, no? Ma nella testa bisogna avere la voglia di superare un avversario, ma non credo che ci sia una squadra che entra in campo per non prenderle. È raro, e se c'è non è sicuramente mia intenzione trasferire questo messaggio, perché è un messaggio negativo. E dopo bisogna vedere se ci riesci, questo è un altro paio di maniche. Ma andare a cercare qualcosa di più è sicuramente il viatico per avere più speranza di ottenerlo. Riguardo a Baldanzi non ce l'abbiamo nemmeno in questa occasione, perché come abbiamo detto vogliamo e dobbiamo rispettare la salute del ragazzo, e la sua salute in questo momento non ci permette ancora di utilizzarlo. Si è allenato in parte, ha partecipato a tutto quello che facciamo, naturalmente comprese riunioni, però non vogliamo anticipare tempi che poi potrebbero venirci contro e andare contro il ragazzo. Mister, buongiorno. Ciao. È una partita non facile, ma è una grande opportunità, credo, per l'Empoli, perché insomma il Sassuolo forse non meriterebbe questa classifica un po' bugiarda, pensando che Napoli, Inter e Juve sono solo le tre squadre che hanno calciato più volte del Sassuolo in questa speciale classifica. Mi fa pensare, pensando all'opportunità, poi al fatto che domani ci sarà un pubblico importante. Quanto vi ha caricato nelle ultime ore leggere che appunto probabilmente il Castellani sarà gremitissimo? Io non l'ho letto, mi fa piacere quello che dici, e se sarà così, non era corrente. E il pubblico è una componente importante. So da Atos che ci saranno anche mille ragazzi delle scuole che spero saranno festanti e rumorosi. E quindi questo avvalora ancora di più l'importanza della gara. E a proposito di questa notizia che mi ha dato Atos, facevo una riflessione questa mattina. L'altra sera cosa è successo? Uscivo dallo stadio per andare a cena e mi ha avvicinato un signore che stava passeggiando col cane, e allora mi ha fatto una domanda che mi ha lasciato un po' di angoscia dentro, ti dico la verità, riferita a quella situazione disgraziata che sta succedendo nella guerra a Gaza, dove migliaia di bambini sono deceduti e una quantità enorme, e non si sa quanti saranno, sono ancora sepolti sotto le infrastrutture che sono crollate. E allora, pensando a questi mille bambini, pensavo ai numeri di quella disgrazia, che sono una cosa esagerata, che riuscirebbero a riempire completamente lo stadio e non hanno la possibilità, non c'è la possibilità nemmeno di vivere, non di partecipare in maniera festosa come dicevamo prima. E l'angoscia mi viene dal fatto perché il Signore mi diceva: ma com'è possibile che il calcio, il mondo del calcio non parla di una situazione di questo tipo? Non ho avuto risposta, io mi sono sentito in imbarazzo, perché effettivamente mi sono anche informato, ma non ho
notizie di una presa di posizione, come per esempio ci sarà domani, giustamente per il problema dei femminicidi, no? E non credo che sia possibile che il nostro mondo sia assolutamente disattento a una situazione così grave, perché parliamo di mille, ma sono numeri, 6.000 morti non sono 6.000, non è il numero, è 1 più 1 più 1 più 1 più 1 e poi quelli che sono sepolti, che sembra siano altrettanti. E quindi io credo che qualche parola dovremmo spenderla e il mondo del calcio dovrebbe prendere una posizione, non so se servirà, però questa angoscia che mi è rimasta dentro e non ho avuto risposta, ecco, ora che mi hai dato l'opportunità di esprimerla, la voglio esprimere, perché qualcosa bisognerà fare. E non c'è colore, e non c'è religione, non c'è niente, sono solo bambini. E poi cosa mi avevi chiesto? Scusa, mi sono perso. Il Sassuolo è una squadra che caccia molto, che crea molto. Sì. In effetti i numeri dicono questo, no? E quindi c'è da fare molta attenzione anche a questa componente, non solo a quella della classifica, perché a volte la classifica non esprime tutto quello che una squadra riesce a fare, e loro fanno molto, insomma, l'ho visti bene, li conosco bene, e è una squadra preoccupante. Mister, buongiorno. In questi giorni di sosta, di allenamenti, ci sono stati dei giocatori che l'hanno sorpresa positivamente o comunque qualcuno in particolare di cui ha notato una crescita dal suo arrivo ad ora, dal suo arrivo inteso lei da allenatore ad ora? No, in particolare posso dirti in generale che c'è molta attenzione, e quindi questo non mi sorprende perché lo aspettavo e l'avevo già visto. Però è un discorso generale che mi dà la possibilità di essere positivo. Non c'è qualcuno in particolare, sono tutti molto disponibili e coi quali, devo dire il vero, è un piacere lavorare, come mi è successo. Sì, anche altre volte, ma non sempre. Ecco, qui c'è veramente il piacere di proporre, di parlare, di condividere. E loro questa parola condivisione hanno presa al primo giorno, noi cerchiamo di trasmetterla e dar loro la possibilità di essere condivisibili. Ma sono bravi, l'hanno fatto molto bene. Io invece entro un po' su due singoli, se posso. Ti chiedo, ce l'avevo già chiesto prima di Napoli, di Kovalenko, e poi la risolta, la gara di Napoli. Quindi ti chiedo se Kovalenko, che veramente sta facendo vedere cose interessanti anche in allenamento, è uno di quelli che a me sta riempiendo molto gli occhi, lo vedo progredire tanto, se può iniziare a pensare anche, magari, perché no, ad una maglia da titolare. E invece di contro, cercando di farla bene, di mettere bene le parole, ti chiedo di Spendi, un giocatore che, sempre per quello che arriva a me, quindi alla mia soggettività, da quando è arrivato io non gli ho visto invece fare quella progressione che mi aspettavo. Non so se ha qualche problema fisico, la nazionale l'ha un po' interrotto ovviamente, però mi aspettavo qualcosina in più, non so tu come lo stai vedendo. No, è in crescita, non è così come lo vedi te. Il ragazzo è in crescita, è positivo, e l'ho già detto tante volte, ha un sorriso accattivante e un entusiasmo che mette nell'allenamento esagerato. Come hai detto giustamente, è stato fermato da un infortunio con la nazionale, così è successo come è successo a Baldanzi, la stessa cosa. Quindi ora è ritornato fuori, è tornato in nazionale, abbiamo rimesso a posto per la nazionale, è tornato là e ha dato il suo contributo, insomma, a quelle che erano le esigenze della sua squadra. E è tornato in piena salute, con pieno entusiasmo. Io penso che anche per lui, come per altri, ci sia un buon futuro. È chiaro che sono ragazzi, devono lavorare, devono fare esperienza, c'è la necessità di attesa,
però anche questo carica le batterie e nel tempo fa esprimere anche meglio. Kovalenko invece può avere adesso lo scatto? Kovalenko naturalmente per qualità può essere titolare come tutti gli altri, perché come abbiamo detto tante volte non è che ci siano una squadra titolare qui. È uscito da una situazione fisica un pochino deficitaria e quindi non siamo ancora al top, perché qualche piccola ricaduta c'è stata anche questa settimana, però piccola ricaduta, è a disposizione come gli altri e potrebbe essere anche titolare. Senti, contro il Napoli per certi versi sia difensivamente che offensivamente sono state decisive anche l'apporto dei terzini e delle fasce, no? Ti chiedo intanto se sei appunto d'accordo sulla prestazione che hanno fatto Cacace e Bresinski e Way sulla destra, e quanto sarà importante il loro apporto contro un Sassuolo che insomma sulle fasce è una squadra che può mettere pressione, ecco. Ma credo che il Napoli non sia da meno del Sassuolo come forza sulle fasce. È come ti contrapponi, è come quanta voglia hai di superare gli avversari oppure di confrontarti intanto. E il fatto di confrontarti poi ti fa venire la voglia di superare per darti una misura, è quello che succederà anche domani, che deve succedere per tutte le gare, se vogliono crescere, siccome sono tutti giovani e hanno la possibilità di migliorare la loro situazione di carriera per il futuro, innanzitutto di migliorare quella che è la classifica, perché senza la classifica anche le loro prospettive scemano, e quindi ogni occasione è buona per far vedere chi sono e chi siamo. Sempre riferendosi alla partita di Napoli, sono stati molto importanti chi sono entrati nella ripresa, che poi per esempio tre di loro hanno confezionato l'azione del gol bellissimo di Kovalenko. Quindi ti volevo chiedere appunto quanto è importante avere una squadra, come ha sottolineato più volte te, di quasi tutti i titolari, che comunque chi viene chiamato in causa dà sempre il suo apporto, e poi più specificamente sul centrocampo, che è forse quelle parti in cui al momento siamo più al completo e qui hai un'ampia scelta sia in base magari all'avversario o di chi vedi meglio negli allenamenti. Sì, ora abbiamo in tutti i reparti abbiamo la possibilità di scegliere. E quindi non è un problema, è un problema solito, lo dicevo anche ai ragazzi, è quello di fare la formazione iniziale, perché devi penalizzare tutti gli altri, perché gli 11 che vanno in campo per forza di cose hanno soddisfazione, il problema è non far entrare tutti gli altri, questo è il compito peggiore che mi riguarda, poi non so se è così per tutti, però a me è una cosa che mi dà fastidio molto. Loro lo hanno capito e dimostrano, quando c'è bisogno, dimostrano di essere consapevoli che è una situazione che riguarda tutto il gruppo e non riguarda soltanto 11, e che tutti quanti sono consapevoli di poter dare il loro contributo. Bellissima la scena finale, che voi magari non l'avete vista, ma noi l'abbiamo anche evidenziata. Nel momento del gol di Kovalenko c'è una ripresa dall'alto che noi abbiamo, e esprime una panchina che vomita fuori tutti quelli che erano dentro, e quindi fanno mucchio, e questa testimonianza anche che di quello che dicevi, no? Che siamo tutti quanti dentro una situazione che ci piace anche e che vogliamo migliorare.